Cari amici, sono Alessio e vi dirò la mia sulla democrazia italiana. In questi giorni in cui il governo Draghi di fatto è in crisi profonda e potrebbe cadere da un momento all'altro, mi sembra corretto parlare di che cos'è la nostra democrazia. Tutto, nessuno deve dimenticare che noi siamo una democrazia parlamentare, quindi il Parlamento è al centro. Non abbiamo un presidente del Consiglio eletto dal popolo, così come non abbiamo un presidente della Repubblica eletto dal popolo. Questo è un grosso limite e adesso vedremo il perché. Il mio giudizio è semplicemente perché purtroppo il nostro Parlamento, i singoli parlamentari non hanno autorevolezza e questo è dovuto, ahimè, ai partiti che di fatto decidono chi mettere nei seggi parlamentari, chi far eleggere. E quindi ne diminuisce l'autorevolezza, lo spessore e soprattutto l'importanza all'interno del sistema paese e della nostra democrazia. Quali sarebbero quindi le soluzioni per migliorare la democrazia in Italia? Le strade possono essere due. Uno, dare al Parlamento veramente autorevolezza facendo sì che i parlamentari siano autonomi, autorevoli e di spessore. Qui serve una profonda riforma elettorale dove i partiti abbiano meno potere e ovviamente i parlamentari possano esprimere il loro pensiero, la loro capacità e la loro importanza all'interno del consesso legislativo. Oppure la seconda strada, a mio giudizio quella più facilmente percorribile, è creare una repubblica presidenziale. Si può scegliere di eleggere il presidente della Repubblica o il presidente del Consiglio. In questo caso l'autorevolezza deriverebbe dall'investitura popolare. E finirebbero quei giochini di palazzo e dei partiti che da sempre affliggono il sistema politico italiano. Voi cosa ne pensate? Dite la vostra.